Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Stamattina sono uscito prestino e sono venuto qui nel mio accampamento estremamente abusivo, però qui non passa nessuno, quindi non penso di dar disturbo a nessuno. Allora, questo è un piccolo video di introduzione agli acquisti che ho fatto questa settimana. Girando un po' su internet ho visto un po' di cose e ho deciso di fare qualche acquisto su Amazon. Allora, innanzitutto ho preso il supporto che avevo rotto per il treppiede, quindi adesso l'audio dovrebbe essere decente e anche la qualità del video. Poi, cosa ho acquistato? Questo Victorinox, io ne avevo già un paio, abbastanza vecchiotti, però li usavo pochino perché comunque, boh, una sorta di attaccamento affettivo, e allora ho deciso di acquistare un altro. E poi vabbè, questo mi piaceva perché ha l'apertura una mano solo, il blocco, il seghetto. Ok, comunque le vedremo nel dettaglio più avanti perché comunque, ok, Victorino se non hanno grandi problemi di presentazione, però questo vedremo più avanti. Poi, come ho già detto, io ho grandi problemi di accendere il fuoco e allora ho deciso di provare questo acerino con il magnesio. Ho trovato la confezione di questa marca, di Friendly's Web. Dentro ci sono tre tavolette di magnesio con l'acerino, tre cordini e tre aggeggetti per accenderlo. E anche di questo vediamo se mi aiuta o magari prima o poi imparo. Poi girando sono incuriosito di questo coltello. Allora, è della Shred. L'SCHF 36, non so se si vede. Ok, vabbè. L'ho provato un pochino, poi vedremo. Ve ne parlerò in dettaglio quando ho avuto modo di provarlo di più. Carino. Nel teschino sul fodero all'interno trovate un acciarino e una pietra per affilare. Come ho già detto, per maggiori dettagli, prezzi e resto ve ne parlerò in un secondo momento. Poi, io non so voi, ma ho sempre avuto un grande problema. I coltelli pesanti attaccati alla cintura mi danno parecchio fastidio. Perché comunque sia questo ha un suo peso. E
che anche l'altro coltello delle Fox che ho. Poi magari in descrizione vi metto il link della recensione che ho fatto. Sono abbastanza pesanti e mi danno fastidio attaccate alla cintura di pantaloni. E allora, a una modica cifra, ho acquistato un cinturone tattico in cordura e ho provato stamattina e mi sa che stavolta ho fatto la scelta giusta. Anche perché semplicemente tu attacchi il coltello prima, è giustissimo sul passante e boh, una volta in vita sorregge bene. E poi giusto per completare la serie di zaini che ho, ho comprato anche questo zaino. Questo zaino della Miltec. Poi, vabbè, anche di questo vi parlerò in dettaglio dopo che l'ho provato per un po' di tempo. Direi che intanto con le anticipazioni siamo a posto e va bene. Per oggi vi saluto. Ciao a tutti, un abbraccio dal bosco e restate con Stavo per dimenticare, sotto in descrizione vi lascio i contatti per trovarmi su Instagram e Twitter. Quindi se qualcuno ha piacere, ogni tanto qualche cavolata la sparo anche di là. Quindi sapete dove trovarmi. Ciao!